Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In questa notte santa ci prepariamo ancora una volta ad accogliere il mistero del Dio che si fa uomo. Vogliamo domandare perdono anzitutto dei nostri peccati, perché il nostro cuore sia libero e possa essere riempito della gioia del Natale. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie. Gloria in excelsis Deo. Pax Domini. Amus Dei. Gratiamus Dei. Sancimus tibi, maniam gloriam tuam. Et filii
mi cenite, Gesù Cristo. Peccata mondi misere nobis, mi sedes ad desteram patris, miserere nobis. Os Dominus. In gloria Dei Patri, preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Camminare nelle tenebre può significare essere molto preoccupati per il presente o per il lavoro dei nostri figli. Non riuscire ad intravedere con chiarezza il futuro del nostro paese. Temere per la pace nel mondo. Ascoltiamo allora che cosa ha da dirci il Signore attraverso il profeta. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno,
che Egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Se la grazia di Dio è finalmente apparsa e noi, grazie a Cristo, siamo stati liberati dal male, perché allora continuare a vivere inseguendo desideri superficiali, cioè mondani? Perché non rinunciare alla mancanza di pietà e all'avidità? Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo, apostolo, a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioia, oggi vi è nato un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Chi ha paura degli angeli? Lo ripeto, c'è qualcuno tra i presenti che ha paura degli angeli? Penso nessuno. Non ne ha paura ovviamente chi pensa che gli angeli siano improbabili creature di fantasia, sfavillanti immagini poetiche, colorate espressioni artistiche, ingenue e fragili rappresentazioni di un'infanzia lontana. Ma anche chi crede all'esistenza degli angeli può stupirsi della mia domanda. Al massimo si può avere paura dei diavoli, non certo degli angeli. Se andiamo però a rileggere le prime pagine del Vangelo di Luca che ci presentano la nascita di Gesù, scopriamo due cose: che sono pieni di angeli anzitutto e che la loro apparizione suscita turbamento e timore, per cui per prima cosa devono invitare a non temere. Questo avviene già al momento dell'Annunciazione, quando l'angelo Gabriele appare a Maria e la saluta: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te».
L'Evangelista Luca sottolinea: a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Ma poi aggiunge: l'angelo le disse: non temere, Maria. Ma la stessa cosa era già successa con l'annuncio da parte del medesimo angelo a Zaccaria nel Tempio, annuncio che riguardava la nascita del figlio tanto sperato, ormai non più atteso, quello che sarebbe diventato Giovanni il Battista. Dice il Vangelo: apparve a Zaccaria un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria. Infine la pagina che poco fa è stata proclamata dal diacono, l'annuncio ai pastori. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: non temete. Perché si teme davanti agli angeli? Perché si è presi da turbamento anche quando vengono ad annunciare qualcosa che riempie il cuore di gioia e di speranza? Ecco, vi annuncio la grande gioia, dice infatti l'angelo ai pastori. Forse perché ci aprono a una dimensione di trascendenza che è nostra, ma da cui spesso ci difendiamo cercando di rinchiudere l'orizzonte del nostro esistere in quello che si vede, si tocca e si sperimenta. O anche perché gli angeli portano una luce splendente davanti alla quale ci sentiamo a disagio, perché illumina, ci sembra in modo inesorabile, anche gli angoli oscuri della nostra persona, della nostra vita. Per questo abbiamo paura degli angeli. Ma di un bambino? C'è qualcuno che ha paura di un bambino, di un neonato? Sicuramente nessuno. Un bambino suscita sentimenti di tenerezza, di dolcezza, di affetto. Anche perché cosa può farti un bambino piccolo? Forse solo darti fastidio col suo pianto, nulla più. E se per caso poi, non sia mai, sei un re preso da pazzie sanguinarie e da allucinazioni di potere come il re Erode, non è comunque difficile sbarazzarsi di un bambino, soprattutto se di una famiglia povera e insignificante. E se quel bambino diventato grande è un uomo mite e umile di cuore, se si fa servo di tutti, se come uno schiavo si mette a lavare i piedi sporchi e incalliti di pescatori, se permette che la folla che lo cerca rischi di travolgerlo, di schiacciarlo, se persino si lascia vendere per 30 denari come uno schiavo, se non oppone resistenza a chi lo inchioda una croce e non risponde a chi lo insulta invitandolo ironicamente a salvarsi, allora chi può avere paura di quell'uomo? Nessuno. Ma allora domandiamoci: perché Dio non si è fatto angelo? Un angelo che incuta timore e rispetto, un angelo del giudizio, un angelo della lotta, come Michele che sconfigge il drago e i suoi angeli. Non avrebbe così risolto per sempre il problema del male, spaventando a morte ed eliminando i cattivi e incutendo un po' di sano e rispettoso timore nei buoni? Perché si è fatto invece bambino, un bambino inerme, povero, nato da immigrato in un paese insignificante nella turbolenta periferia di un impero? Perché si è fatto uomo e si è messo in balia delle nostre mani fino al punto da essere condannato e ucciso come uno schiavo? Sono domande a cui ciascuno di noi deve trovare una risposta personale. Da parte mia ne indico due. Anzitutto per rispettare la nostra libertà e poi per svelarci la dignità di ogni uomo
di ogni donna e prima ancora di ogni bambino, qualunque sia la situazione in cui si trova. Parto da questa seconda motivazione che spiega il perché Dio si è fatto bambino, sia diventato uomo, semplicemente per ricordarci che tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che tutti siamo chiamati a essere Suoi figli, tutti, grandi e piccoli, poveri e ricchi, potenti e disprezzati, onesti e corrotti, uomini e donne di pace, uomini e donne di terrore e di odio. Lui si è fatto uno di noi, debole, povero, servo, crocifisso tra i malfattori, per dire che ognuno di noi ha dentro di sé l'immagine di Dio, un'immagine che niente di esterno o di interno, fosse anche la più grande malvagità, può cancellare. Ma poi dicevo, Dio si è fatto bambino per rispettare la nostra libertà. Poteva imporci la sua onnipotenza e sistemare ogni cosa con una sola parola. Gesù, lo ricordate, fa presente questo all'apostolo, a Pietro, che nell'orto degli ulivi ferisce con la spada uno dei servi del sommo sacerdote che lo sta catturando. E Gesù dice all'apostolo: non credi che io possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma le legioni in soccorso di Gesù non arrivano, non le chiama. E lui si fa catturare e trascinare alla condanna. Dio non forza la nostra libertà, né in bene, salvandoci a prescindere dalla nostra volontà, né in male, condannandoci, ma ci lascia scegliere. Comprendiamo allora perché l'angelo dice ai pastori che il bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, è un segno. Segno della volontà di Dio, del suo modo di amarci, del suo modo di salvarci. Un semplice segno, non l'evidenza assoluta. Davanti a questo segno, davanti a un bambino in una mangiatoia, un bambino nato in una famiglia lontana dal proprio paese e accampata alla meno peggio, un bambino che non ha attorno a sé se non qualche pastore, di fronte a questo bambino e non a un angelo sfolgorante, dobbiamo prendere posizione. Lo riconosciamo finalmente come nostro Salvatore? Se sì, allora stanotte può cambiare tutto nella nostra vita. Professiamo ora la nostra fede alle parole che ricordano l'incarnazione e, se possibile, ci genuflettiamo. Credo in un solo Dio, potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il figlio della Vergine Madre, nato a Betlemme, è l'Emanuele, il Dio con noi. Esultanti nella fede in questa notte santissima, ci uniamo a tutti coloro che credono e sperano nella salvezza operata dal Signore. Preghiamo insieme, diciamo, dona pace alle genti, Signore. Dona pace alle genti, Signore. Per Papa Francesco, l'Arcivescovo Carlo e tutti i sacerdoti, siano la voce che incoraggia, consola, invita a camminare alla luce di Dio. Insieme preghiamo. Dona pace alle genti, Signore. Uomini, donne, bambini allontanati dalle loro case, da guerre, povertà, calamità naturali, incontrino volti che li accolgano e mani che li sostengono. Insieme preghiamo. Dona pace alle genti, Signore. Rischiara, o Signore, le tenebre del mondo, che si chiamano anche violenza, ingiustizia, egoismo, con la luce del tuo Figlio Gesù, nato in mezzo a noi. Insieme preghiamo. Dona pace alle genti, Signore. Ciascuno di noi, accogliendo in questa notte l'annuncio degli angeli, possa riscoprirsi amato, accolto, accompagnato da Dio e da cristiano della domenica, diventare cristiano dei giorni feriali. Insieme preghiamo. Dona pace alle genti, Signore. Signore Gesù, tu vieni a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze. Infondi nel cuore di ogni uomo la certezza che questa è la vita eterna, conoscere il Padre che ti ha mandato e accogliere te, nostro Salvatore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Accetta, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Amo la tua amore del Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nella notte in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali,
Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di fraternità e di pace. Pace sia con te. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, sono a te, ci parla la tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Un po' di avvisi anche in questa notte di Natale. Allora, ricordo a tutte le persone che per scambiarci gli auguri abbiamo preparato un po' di tè, un po' di brulè, un pezzettino di dolce sul piazzale. Ricordo che questa sera verranno distribuite le lettere pastorali, l'ultima lettera pastorale del Vescovo, scritta proprio a noi, scritta al Cristiano della Domenica, verranno distribuite da Angela in fondo alla chiesa. Cosa molto importante, ricordo gli orari delle sante messe di domani. Qui in cattedrale ci sarà la messa dei canonici alle ore 9, la messa alle ore 11, quindi ci sarà un'unica messa la mattina, e alle 19. Invece Sua Eccellenza l'Arcivescovo presiderà la messa di Natale alle ore 10:30 in Sant'Ignazio. Tutto questo perché è iniziata, come ci ha chiesto l'Arcivescovo, la collaborazione pastorale fra la nostra comunità e la comunità di Sant'Ignazio. Quindi vi invito anche a prendere il foglietto insieme, lo trovate sui due banchetti all'uscita a destra e a sinistra, perché su questo foglietto ci sarà uno dei primi, e ce ne saranno anche altri, segni tangibili di questa collaborazione, che sono gli nuovi orari delle sante messe domenicali in centro città. Quindi sul foglietto troverete gli orari, questi orari partiranno da domenica 8 gennaio. Prima di concludere con la benedizione, intanto rinnovo gli auguri a tutti, anche alle persone che vi sono care, soprattutto penso alle persone malate, alle persone che vivono qualche momento di fatica, di difficoltà, che il Natale porti un po' di pace, un po' di luce. E poi al termine, come già altre volte, per chi gradisce, distribuisco questa immaginetta di quest'anno. Abbiamo pubblicato un'adorazione dei magi che si trova, cerchiamo sempre di valorizzare le realtà nostre, che si trova a Scrio, a Dolegna del Coglio, e dietro c'è una poesia del padre Turoldo, Epifania, che dice così, questi versetti che sono stati riprodotti: magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca, cui solo Dio è luce e mistero. Ecco, sentiamoci anche noi come i magi, sentiamoci come i pastori che cercano il Signore, che trovano in Lui la luce e il mistero. Il Signore sia con voi. Dio, che nella nascita del Cristo tuo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male, e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare i pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.